Per chi è abituato all'immagine del filatoio e della conocchia, per la donna del siglo d'oro, Teresa scrittrice appare, se non inedita, almeno insolita. Però noi leggendo le sue opere possiamo trovare passi, citazioni, impressioni che riguardino San Giuseppe e anche il rapporto che si è creato fra Teresa e Giuseppe. Teresa lo chiama il mio glorioso padre. Ora vorrei tentare di comprendere, attraverso anche le testimonianze dei processi, come questa paternità di San Giuseppe in Teresa sia stata molto evidente. Si tratta di una prospettiva che ha un punto focale ben preciso, ma che porta a livello fondativo a una genesi e a una custodia. Proprio quella custodia che venne affidata a Giuseppe del piccolo Gesù e che diventa un deposito di un mistero incommensurabile per noi, con il quale però noi dobbiamo entrare in contatto diretto. Quale padre, Giuseppe è vissuto in fedeltà vigilante e in speranza fidente, anche se era sempre sospeso al dono gratuito di Dio, che investe tutti gli aspetti della vita quotidiana della famiglia di Nazareth. Nella vita di Teresa ci sono stati molteplici interventi da parte di San Giuseppe, sia nelle difficoltà che ha dovuto sopportare per la riforma teresiana, e ci sono stati anche molti ricorsi di lei personali a San Giuseppe. Leggiamo quello che scrive il grande amico di Teresa, Giuliano D'Avila, che l'ha accompagnata sempre in tutte le sue fondazioni a dorso di mulo. Era un semplice prete che si diceva molto ignorante, ma in realtà i suoi corsi teologici li aveva compiuti. Era molto povero e aveva una sorella che era stata tra le prime quattro fondatrici del Carmelo di San José di Avila. Giuliano D'Avila scrive: possiamo dire pienamente che dopo la Vergine Maria, che è colei che il Signore innalzò sopra tutti, angeli e santi, innalzò San Giuseppe. Non lo dico per sollevare una disputa chi è il più grande santo in cielo, ma per quelli che gli sono devoti, perché cresca il desiderio di imitarlo nella verginità che conservò sempre, nel rapporto e nel ricordo che ebbe sempre con Gesù Cristo, nella fede e nella pazienza e nell'ammirabile prudenza che esercitò, perché egli è intercessore per tutte le virtù che ebbe. Ricordando la popolarità della devozione di San Giuseppe, Teresa si è inserita in questo grande filone, ma fu proprio Teresa a darvi un grande impulso e ad essere una grande apostola. Non sappiamo quando e come nacque in lei questa devozione, però sappiamo che l'Ordine del Carmelo da sempre è stato devoto a San Giuseppe e Teresa, uscendo dal noviziato del Carmelo che aveva trascorso all'Encarnazione di Avila, ne era straordinariamente devota. Parla di Giuseppe con familiarità e confidenza. Dal calore che emana dai suoi scritti si capisce che l'incremento che infuse nella devozione a San Giuseppe in quell'epoca, Teresa era molto viva sotto questo aspetto. Giuliano D'Avila scrive ancora: pur essendo un santo innalzato sopra tutti gli altri santi, era quasi dimenticato. Teresa fu lo strumento per dilatare l'amore verso San Giuseppe. Ancora Giuliano D'Avila. In tutto ciò si vede chiaramente che la manifestazione di Dio, o per meglio dire, il ricordare alla sua Santa Chiesa la devozione che si deve nutrire a San Giuseppe, avvenne per mezzo della Madre Teresa di Gesù. E così si è visto e ogni giorno si vede come va aumentando la devozione a questo glorioso santo. Aumentano chiese, cappelle e altari ad onore e gloria di questo patriarca tanto grande. Nei giorni in cui si commemora
quasi non c'è chiesa in cui non si predichi di lui. Ma anche all'interno della vita della chiesa c'era stata un'esplosione popolare del culto di San Giuseppe. Dall'intervento di Gersone al Concilio di Costanza, la devozione di San Giuseppe occupò un luogo preferenziale nella devozione del popolo. In Spagna era stata promossa grandemente da Hernando de Talavera. Fra Bernardino di Laredo ne aveva fatto eco nel suo libro Josefina, confessando che gli era devoto da più di 25 anni. Erano i giorni dell'esplosione popolare del culto di San Giuseppe. Isidoro de Isolanis stampava a Pavia, nel 1522, la sua celebre Summa de Doris Sancti Joseph. I carmelitani e i francescani pregavano con entusiasmo le sue glorie fra il popolo, che leggeva le eccellenze di San Giuseppe nelle vite di Cristo, del catalano Francisco de Ximenis e del sassone Ludolfo il Certosino. San Giuseppe però impressiona perché operò ogni oltre possibilità umana e osservò la realtà dell'evento annunciatogli in una dimensione precisa. Ricordiamo ciò che lapidariamente scrive Paul Claudel. Nel guardare, egli preferisce gli occhi della fede a quelli della carne. Le fonti sono le opere stesse scritte da Teresa di Gesù, i processi e alcune testimonianze extra i processi. Per Teresa è peculiare chiamare San Giuseppe maestro di orazione e riconoscere questa dimensione intrinseca e imprescindibile al suo vivere. Teresa intuì, e fu un'intuizione che la scosse nel profondo, che San Giuseppe, proprio in virtù del singolare rapporto vissuto con Gesù, poteva diventare colui che reggeva le fila di questo rapporto e intesserle in una trama di vissuto quanto mai semplice e immediata. La trasparenza del rapporto Gesù-Giuseppe invita e richiama Teresa a vedervi il prototipo dell'uomo orante, guardare il Cristo, vivergli vicino nel silenzio, nell'ascolto e nel nascondimento. Bossuet più tardi dirà: uomo semplice, cerco Dio, uomo distaccato dal mondo, trovo Dio, uomo ritirato, godè Dio. Però la poliedrica figura di Giuseppe sorprende. La storia ne parla poco. Vive nel silenzio e nell'ombra, quasi avvolto di un velo, ma vive di fede e nella fede, egli è l'uomo giusto. Vive l'obbedienza quotidiana al piano del Padre. Vive l'umiltà nel silenzio continuo. Ci troviamo quindi in un momento in cui l'irruzione di Dio arriva attraverso Giuseppe in Teresa. Il clima di relazione fra Teresa e Giuseppe è quello di un'intimità assoluta e appare l'azione diretta di Dio. Giuseppe, come sappiamo, è Zadik, il giusto. Quindi con la scrittura noi abbiamo un sigillo di autenticità ed è proprio impresso in tutta la vita di Giuseppe e di Teresa. È sempre Giuliano d'Avila che coglie la motivazione profonda della relazione Teresa-Giuseppe e Giuseppe-Teresa. Scrive Giuliano d'Avila: qui, nel mondo, quando vogliamo ottenere qualche cosa da qualche persona influente, subito mettiamo gli occhi su quelli che sono i suoi parenti, amici e più familiari e ci avviciniamo a loro perché siano nostri intercessori. Quindi, fra le creature, chi fu più parente di Gesù Cristo in quanto uomo della Vergine che fu sua vera madre? E dopo la Vergine, chi fu più amico familiare di San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo? Dopo la Vergine, fu quello che ebbe più rapporti con lui, che
che più lo amò e quello che più partecipò della sua vita e più l'imitò nelle sue virtù e nei suoi costumi. Quindi, con queste prerogative, chi più facilmente poteva ottenere la realizzazione delle nostre giuste richieste di San Giuseppe? Teresa, a sua volta, nella vita scrive: «Non so come si possa pensare alla Regina degli Angeli nel tempo in cui visse tanto a lungo con il bambino Gesù e non rendere grazie a San Giuseppe per il bene con cui si prodigò a loro riguardo. Chi non troverà un maestro che gli insegni l'orazione, prenda questo glorioso santo come maestro nel cammino. Piaccia al Signore che non abbia errato io nell'osare parlare di lui, perché anche se pubblicamente affermo di essergli devota, nei servizi e nell'imitarlo ho sempre mancato». Giuliano Davila però frequentò a lungo Teresa e poté constatare la reale portata dei suoi desideri. Ma come dice la Santa Madre, chi non avesse un maestro che gli insegni l'orazione, prenda questo glorioso santo per maestro e sia sicuro che non si smarrirà come lei stessa sperimentò. Teresa, ammalata, stupiva le consorelle per la profondità della sua vita santa. E ancora Giuliano Davila. Teresa possedeva tanto singolare la virtù di non dire né acconsentire che si facesse qualche mormorazione contro qualcuno, che tutto il monastero conosceva questa virtù. Davanti a lei non osavano dire le colpe di nessuno, perché affermava che quel che non voleva che le altre dicessero di lei non doveva dirlo lei di nessuno. Con ciò, e vedendo quanta gioia e pazienza aveva in mali tanto grandi, dava un grandissimo esempio a tutto il monastero. Affermava che queste virtù risultavano dall'orazione. Le provocava tanta pena l'essere caduta in qualche colpa che, per pura vergogna di Dio, non osava tornare all'orazione. Da questi effetti si comprende la buona orazione, perché ogni giorno l'anima deve perfezionarsi, non solo togliendo i peccati, gli errori e le imperfezioni, ma anche proseguendo e guadagnando virtù, come faceva questa serva di Dio. E se caddi in qualcuna, fu, come dice nel suo libro, più per ignoranza che per malizia. Ne incolpa molto infatti i confessori che non la mettevano sull'avviso. In quel tempo ne aveva di tanto ignoranti da dirle che il peccato veniale era nulla e quel che era mortale lo consideravano veniale. Afferma che le causò gran danno. A questo male si rimediò nel Santo Concilio di Trento, privando del potere di confessare coloro che non fossero esaminati prima dall'ordinario. In questo tempo, poiché la serva di Dio gustava tanto di parlare e trattare con Dio e di aiutarsi con l'invocazione dei santi, il Signore le pose nel cuore di raccomandarsi a San Giuseppe. Noi abbiamo una eredità teresiana che risale a San Giuseppe, alla relazione tessuta da Teresa con San Giuseppe. Anche Grazian lo afferma. Queste sorelle carmelitane scalze, discendenti e devote di San Giuseppe, non il patriarca, ma lo sposo della Vergine Maria. Si tratta non di una discendenza in termini cronologici, ma in termini spirituali, in cui si riconoscono in San Giuseppe i tratti che si dovrebbero vivere nella famiglia carmelitana. Nella famiglia carmelitana, alla fine del XVIII secolo, si calcolavano più di 200 conventi dedicati a San Giuseppe. E San Giuseppe della famiglia carmelitana è invocato Custos Carmeli Ordinis, il suo accompagnamento diuturno. Geronimo Grazian scrive:
Il Superiore doveva avere sempre al suo fianco, in spirito, la gloriosa Vergine Maria e il glorioso San Giuseppe. Essi lo avrebbero illuminato. E Benedetto XV esplicita. Fu l'ordine del Carmelo che trasportò dall'Oriente la lodevole usanza di onorare San Giuseppe con il culto più solenne. Anche i bollandisti affermano. Il Carmelo si distinse nell'onorare San Giuseppe più di ogni altro ordine religioso. Teresa fu scelta da Dio per propagare in Occidente il culto verso San Giuseppe, culto che rientra nelle attribuzioni dell'ordine carmelitano, il quale fin dalle origini ha sempre nutrito verso lo sposo di Maria una devozione particolare. Gersone, 1363-1429, cancelliere all'Università di Parigi, nei suoi scritti celebra l'efficacia del patrocinio di San Giuseppe. Al Concilio di Basilea tenne il discorso finale sulla Natività della Vergine e propose ai padri, per ottenere la pace nella Chiesa, che si facesse ricorso alla potente intercessione di San Giuseppe e si istituisse una festa speciale in suo onore. Sisto IV inserì la festa di San Giuseppe nel Messale e nel Breviario Romano. Gregorio XV, l'8 maggio 1621, stabilì che la festa di San Giuseppe si celebrasse in tutto l'orbe con rito doppio. Clemente X, su richiesta della Carmelitana Maria Chiara della Passione, il 6 dicembre 1670 lo fece divenire rito doppio di seconda classe. Clemente XI, il 4 febbraio 1714, emanò la messa e l'ufficio interamente propri. Benedetto XIII ordinò che San Giuseppe fosse inserito nelle Litanie dei Santi il 19 dicembre 1726. Pio IX, il 1 dicembre 1847, estese alla Chiesa Universale la festa del patrocinio con indulto speciale. Infine, l'8 dicembre 1870 lo nominò patrono della Chiesa Cattolica. Leone XIII, il 15 agosto 1899, pubblicò l'enciclica Quam Pluries, la carta teologica degli onori resi allo sposo di Maria e al padre di Gesù. Pio X, nella riforma del rituale romano, inserisce le litanie di San Giuseppe. Benedetto XV, all'invocazione da recitarsi dopo la benedizione eucaristica, fa aggiungere un'invocazione al santo, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, e prescrive il prefazio proprio della messa di San Giuseppe. Pio XII, il 1 maggio 1955, proclamò San Giuseppe protettore dei lavoratori. Giovanni XXIII lo sceglieva come patrono del Concilio Vaticano II il 19 marzo 1961. Il 28 ottobre 1962, durante la Congregazione Generale del Concilio, avente per tema la liturgia, ci fu un intervento di Monsignor Benedetti, carmelitano scalzo, relativo a San Giuseppe. Egli affermava che la devozione per San Giuseppe era diffusa in tutto il mondo, mentre nessuna menzione ne era fatta nel canone della messa. La stessa congregazione, in data 13 novembre, stabiliva l'inserzione del nome del santo nel canone della messa. Ora dobbiamo analizzare i testi di Teresa che sono relativi a Giuseppe. Teresa, agli inizi della sua vita monastica, ci viene descritta come una monaca che tendeva alla perfezione, con tutto l'accumulo di stress che una tale decisione comporta nella vita fisica e spirituale. Quindi Teresa si ritrovò notevolmente malata. I medici ci dicono: malata di pericardite,
alimentazione malsana e brucellosi, febbre di Malta, disidratazione, con la profonda alterazione delle proteine costitutive del plasma e la conseguenza di polinevrite. La difesa immunologica e la brucellosi provoca una meningite infettiva fino alla paralisi del 15 agosto 1539. Questi medici, Giuliano Davila, che ha un linguaggio coloritissimo nelle sue opere, in cui racconta l'accompagnamento fatto a Teresa in tutte le fondazioni, descrive la situazione reale. Dopo che, grazie a Dio, a questa serva del Signore non fu stroncata la vita con mali tanto grandi che egli volle soffrisse, non riebbe però del tutto la salute. Anzi, rimase tanto debole che non pare sia scampata alla morte se non per soffrire altre mille morti. Perché, come sostiene nel capitolo sesto del suo libro, solo il Signore conosceva gli insopportabili tormenti postumi di quei 4 giorni in cui stette priva di sensi. Sentiva la lingua fatta a pezzi per i morsi. La gola, poiché non aveva deglutito nulla, rimase tanto rovinata per cui non poteva passare neanche l'acqua perché la soffocava. Le sembrava di essere tutta slogata e con tutta la testa stordita. Rimase tutta rattrappita e raggomitolata. Non poteva muovere né il braccio, né il piede, né la mano, né la testa. Proprio come se fosse morta. Non si poteva toccarla perché era tutta tanto dolorante da non poterlo tollerare. Se era necessario, dovevano farlo con un lenzuolo, reggendo alcune sorelle un lembo e altre l'opposto. In questa condizione rimase tutto un inverno. Temeva grandemente di perdere la pazienza. Però, come il Signore le donava il male, così le donava la medicina della pazienza. A questo stato di cose si aggiunsero delle quartane doppie con estrema nausea. Ella insisteva molto perché la portassero al monastero. Ricevettero viva quella che attendevano morta. Era tanto debole da sembrare uno scheletro con le pure ossa. In questo stato perdurò 9 mesi. Racconta che sopportò tutto con grandissima conformità alla volontà di Dio e con grande gioia. Ricordandosi dei dolori che aveva sofferto, non le importava nulla patire questo male, pur essendo tale che quando iniziò a migliorare, camminava a carponi. Appariva ben chiaro che il Signore voleva distruggerla per rifarla, quando ella faceva atti che, se il Signore ne veniva lodato, durasse tutta la vita. Quando faceva questi atti, il Signore ne era tanto compiaciuto che le ordinava gli esercizi da compiersi, la via da doversi percorrere, le difficoltà da vincere, l'utilità e il bene che avrebbe dovuto fare alla Chiesa di Dio, la gloria che le avrebbe dato in cielo, l'onore che doveva darle in terra, lo stupore che nel mondo dovevano provocare le sue opere e il profitto che doveva suscitare nelle anime. Oh Signore, se ci dessi il modo per sopportare i travagli come questa serva di Dio li sopportava. Come ci tornerebbero a favore, e non a favore temporale, ma a favore eterno. Perché, come dice Sant'Agostino, Dio ci ama in tal modo da non permettere nessun male se il Signore non fosse così potente da ricavare grandi beni da qualunque dei nostri mali. Questa serva di Dio desiderava di essere tale da darsi all'orazione, faceva in modo di comunicarsi e confessarsi spesso. Ora sentiamo che cosa scrive Teresa stessa del suo stato. Poiché mi vidi tanto rattrappita, scelsi come avvocato e Signore il glorioso San Giuseppe e mi raccomandai molto a lui. Vidi chiaramente che sia da questa difficoltà, come da altre più gravi, di oneri e di perdita dell'anima, questo Padre e Signore mio mi liberò con un bene maggiore di quanto io sapevo chiedere. Non mi ricordo fino ad oggi di avergli chiesto qualche cosa che non abbia fatto.
È spaventoso constatare le grandi grazie che Dio mi ha concesso per mezzo di questo beato santo, i pericoli da cui mi ha liberato, sia di corpo sia di anima. Ad altri santi pare che il Signore concesse grazie per soccorrere in una necessità. Questo glorioso santo ne ho l'esperienza. Soccorre in tutte e il Signore vuole farci comprendere che così, come Egli ci fu soggetto sulla terra, poiché aveva il nome di Padre, essendo custode, poteva comandarlo. Così in cielo fa quanto gli chiede. Questo fatto è stato verificato da altre persone a cui dicevo di raccomandarsi, pure per esperienza, e vi sono molte che gli sono devote perché nuovamente sperimentarono questa verità. Se andiamo alle testimonianze dei processi, troviamo conferma in quanto Teresa ha scritto. Donna Mencia Roberto asserisce: vidi che era molto devota del glorioso San Giuseppe e compresi che aveva ottenuto la salute per sua intercessione. Anche Donna Catalina de Velasco le fa eco. La Santa Madre Teresa fu molto devota del glorioso San Giuseppe. Così si comportava da quando io la conobbi. Sono sicura che per intercessione del glorioso santo il Signore le concesse la salute. Donna Inés de Quesada invece procede oltre l'apparenza e ne comprende la ragione, conoscendo già l'atteggiamento di Teresa. La Santa Madre Teresa di Gesù era molto devota di San Giuseppe. Per sua intercessione si capì allora che nostro Signore le aveva concesso la salute. Teresa, sperimentata come era di fenomeni mistici e di visioni, racconta che ebbe delle visioni mistiche. Ovviamente alcuni ritengono che si tratti di allucinazioni e ci sono molti scritti in merito, ma noi sappiamo che la Chiesa, dichiarandola dottore della Chiesa, ha anche dichiarato che la sua dottrina è una dottrina di Chiesa, e quindi Teresa era capace di distinguere tra alcuni pensieri, alcune cose che di fantasia le passavano per la mente, e delle visioni reali. Teresa è in grado di distinguere il dono di Dio che le sopravvenne e di coglierne anche la decifrazione. In vita scrive: non vidi tanto chiaramente il glorioso San Giuseppe, anche se vidi che si trovava lì, come nelle visioni in cui ho detto che non si vede. Scrive al figlio del fratello Lorenzo: ho udito raccontare da mio marito, Don Francesco, che la Santa Madre gli aveva narrato che, andando un giorno a comunicarsi, mentre le stavano portando il Santissimo Sacramento dall'altare maggiore, vide che da un lato veniva San José, portando le candele, dall'altro suo fratello, Lorenzo de Sepeda, padre di Don Francesco. Proprio nel giorno della festa di San Giuseppe, Teresa non riesce ad evitare un rapimento, che si studiava sempre di evitare e di controllare. Racconta una teste. Con il fervore dell'orazione, la Santa Madre ebbe molti rapimenti in diversi luoghi. Uno fu molto grande. Il giorno del beato San Giuseppe, mentre ascoltava la messa alla grata del coro di questo convento. Quando sentì che le sembrava la stessero innalzando, si aggrappò alla grata del coro e disse a una sorella che la tenesse, facendo in modo che il rapimento non si vedesse, soprattutto perché era presente una persona molto spirituale che aveva il permesso di Sua Santità per poter entrare in questo convento. E allora questa persona si trovava a fianco della Santa Madre. Giuseppe compare a Teresa insieme a Maria. Il padre e la madre di Gesù quindi divengono il padre e la madre di Teresa.
ancora in vita al capitolo 33:14. Mi parve di vedermi rivestita, mentre mi trovavo così, di una veste di molta bianchezza e luminosità. All'inizio non vedevo chi mi rivestiva. Poi vidi Nostra Signora al lato destro e il mio padre, San Giuseppe, a quello sinistro, che mi rivestivano di quella veste. Mi fecero capire che ero ormai pura dei miei peccati. Quando fui rivestita e provavo grandissimo diletto e gloria, mi parve che Nostra Signora mi prendesse le mani. Mi disse che la rendeva molto gioiosa che servissi il glorioso San Giuseppe. Dovevo credere che, quanto pensavo del monastero, sarebbe accaduto e in esso si sarebbe servito molto il Signore a loro due. A questo punto possiamo andare alla fondazione del Carmelo di San José in Avila. Teresa in questo periodo viveva all'esterno delle mura, nel Carmelo dell'Encarnazione, mentre fonda San Giuseppe d'Avila all'interno delle mura un piccolissimo convento. Nel difficile discernimento, mentre Teresa stava valutando la volontà di Dio sull'erezione di questo nuovo monastero e quindi sulla riforma che intendeva intraprendere, San Giuseppe l'aiuta. Grazian è molto esplicito. Fra le anime che ho conosciuto, molto devote di San Giuseppe, una fu la Madre Teresa di Gesù, di nobile lignaggio. Qui Grazian si sbaglia in modo madornale, perché Teresa era nipote e discendente da un ebreo maldano. Fondatrice nella terra promessa che è la Chiesa di monastere di San Giuseppe di Carmelitane Scalze, gradevole nel tratto e nella conversazione, accesa di amor divino, soave nelle sue parole, impetuosa nell'operare grandi cose per Dio. Ella lasciò scritta una dottrina molto vera e di molto spirito. Con la devozione a questo santo vinse molte difficoltà e compì molti miracoli in vita e in morte. Ancora in vita, capitolo 32, paragrafo 11. Un giorno, dopo essermi comunicata, Sua Maestà mi ordinò che lo procurassi con ogni forza. Mi fece grandi promesse che il monastero si sarebbe fatto e in esso lo si sarebbe servito molto. Doveva chiamarsi San Giuseppe. Ad una porta ci avrebbe protetto San Giuseppe e dall'altra Nostra Signora e Cristo avrebbe camminato con noi. A questa iniziativa del santo corrisponde una scelta precisa di Teresa fondatrice. Metterà una statua di San Giuseppe a vegliare su quella porta, quasi a concretare la sua protezione sul monastero che stava sorgendo. Gesto che ripeterà più volte. Non si dimentichi di mettere il mio patrono San Giuseppe sulla porta della chiesa. Isabel de Santo Domingo è a conoscenza della visione che sospinge Teresa a diventare una fondatrice. Le apparve Nostro Signore e le disse di farsi coraggio e di fondare quel monastero di San Giuseppe nella detta città di Avila, perché vi sarebbe stato servito molto. Doveva farsi coraggio. Il Signore avrebbe favorito lei e le sue monache. Nostra Signora sarebbe stata ad una porta e San Giuseppe a quell'altra. Donna Guiomare è una laica che aiutò molto Teresa nella fondazione di San Giuseppe e in tutto il problema burocratico che era intorno ai documenti che si dovevano ottenere. Donna Guiomare raccontò alla teste Antonia de Guzmán. Mentre mi trovavo un giorno nel monastero di San Tommaso, della detta città dell'Ordine di San Domenico, e il monastero di San Tommaso, di Santo Tomas, che si trova all'interno delle mura di Avila, dove Teresa andava a confessarsi. Dove entrambe eravamo solite confessarci e comunicare le cose dell'anima,
perché vi vivevano religiosi dotti e di grande esempio e virtù, la Santa Madre, appena finito di comunicarsi, aveva visto Nostra Signora, vestita di bianco, molto risplendente. Aveva al suo fianco il glorioso San Giuseppe. La Madre di Dio mise al collo di Santa Teresa una collana di pietre preziose. Le aveva detto certe parole piene di amore e di grande affetto, che non ricordo. San Giuseppe si pone così alla radice non solo della fondazione di Avila, ma di tutta la catena di fondazioni che seguiranno in vita con Teresa. Egli è riconosciuto il fundador. Racconta Graziana. Da poco tempo sono stati fondati monasteri. Grande il numero di anime che in essi si salvano. Grandi le difficoltà che in queste fondazioni si sono appianate. Grande è il frutto che con l'esempio e con la dottrina di questi religiosi di quest'ordine si è prodotto. Come pure è grande la virtù di coloro che professano questa regola. Essi riconoscono come fondatore di questa riforma il glorioso San Giuseppe. La Madre Teresa l'intraprese con questa devozione, così come tutta la religione del Carmelo riconosce come fondatrice la Santissima Vergine Maria. Fu il profeta Elia che dette inizio alla vita religiosa con questa devozione dei profeti sul Monte Carmelo. E Gracian, che ha scritto un trattato Josefina su San Giuseppe, scrive: la devozione al glorioso San Giuseppe, il progresso delle anime e la tenerezza che mi provocarono le lacrime di alcuni falegnami, benigno lettore, mi indussero a scrivere questo sommario delle sue eccellenze. Fu il primo santo che mi capitò in sorte di essere devoto. Confessai per molto tempo la Madre Teresa di Gesù, che per sua devozione fondò i monasteri delle Carmelitane scalze. Graziana esplicita anche la modalità in cui San Giuseppe aiuta Teresa. Abitualmente i santi sono soliti aiutare con particolare fervore in necessità relative all'ufficio e ministero. Poiché il glorioso San Giuseppe fu fabbricante e trattò con Gesù Cristo e sua madre della fondazione della Chiesa Cattolica, così, oltre alla fondazione di tutti i monasteri, per quanto riguarda la costruzione spirituale, ha aiutato, miracolosamente, in particolari costruzioni di edifici. Fra le altre, racconterà del monastero di Avila con le stesse parole con cui lo scrisse la Madre Teresa di Gesù. Una volta, trovandomi in una necessità in cui non sapevo che fare, mi apparve San Giuseppe, mio vero padre e signore, e mi fece capire che non mi sarebbero mancati i mezzi, potevo progettare. Così feci, senza possedere nemmeno un quattrino, e il Signore, in modi che stupirono tutti quelli che l'udirono, mi provvide. Sul modo in cui il glorioso San Giuseppe operò il miracolo della costruzione di questo monastero, potrei raccontarne molti altri, sia di frati sia di monache. Pare impossibile che si sia potuto costruire senza che questo glorioso santo abbia dato una mano nelle costruzioni. Ma poiché su queste fondazioni esistono due grossi libri, uno scritto dalla Madre Teresa di Gesù e un altro che da qualche tempo ho scritto e un bel giorno vedrà la luce, questo basti perché chi dovesse costruire edifici sia devoto di questo santo falegname. Le difficoltà non possono mancare, talvolta però si acuiscono in maniera rilevante. Teresa ne sa qualche cosa. Una volta mi trovavo in una difficoltà e non sapevo che fare, né con che cosa pagare gli operai. Mi apparve San Giuseppe, mio vero padre e signore, e mi fece capire che il denaro non mi sarebbe mancato e che potevo organizzare. Catalina di Sant'Angelo rileva la qualità della devozione di Teresa dalla quantità di monasteri a lui dedicati.
era molto devota dei santi menzionati in questo articolo. Si riferisce alla deposizione dei processi. Soprattutto di San Giuseppe. Lo si poteva riscontrare dal fatto che quasi tutte le case e i monasteri da lei fondati ebbero come titolare San Giuseppe. La sua devozione si dimostra in modo particolare per i santi menzionati in questo articolo, perché nelle loro feste, in questa casa, si avverte molte volte una grande fragranza di profumo proveniente dal santo corpo della detta Santa Madre Teresa di Gesù, che si diffonde per tutte le parti di questo monastero. Dalla fondazione di San Giuseppe andiamo alle altre fondazioni. Un testo che si chiama Miguel de Carranza mette in luce quanto Teresa ha fatto in Spagna. Poi ella intraprese la fondazione di molti altri monasteri e quasi tutti sotto il titolo l'invocazione e il nome del Beato Signore San Giuseppe, del quale fu sempre devotissima. Fu la grande occasione perché in tutta la Spagna si conoscesse e si dilatasse la devozione ora esistente per il glorioso e beato padre putativo del nostro Redentore Cristo, vero sposo della Santissima Vergine Maria, madre sua e signora nostra. Rimane poi uno stile di San Giuseppe che è molto preciso, cioè quella della povertà. Una povertà continua che assilla Teresa in tutte le sue fondazioni. Scrive a suo fratello: ciò che più mi stupisce sono i 40 scudi che la vostra mercede ha aggiunto alla somma e che mi erano molto necessari. Fu San Giuseppe, così deve chiamarsi, a procurare che non mi mancassero e so che egli la ricompenserà. A Teresa poi si stupisce quando i grandi ostacoli che si frappongono nelle sue fondazioni vengono eliminati o superati. Scrive in fondazioni: le sorelle avevano chiesto insistentemente a San Giuseppe che nella sua festa si trovasse la casa e, pur non pensando che la si sarebbe ottenuta tanto presto, così avvenne. La vendita si concluse la vigilia di San Giuseppe. Antonio de Aguiar è un altro testo che racconta: poiché la detta Santa Teresa mi aveva raccontato molti fatti delle sue fondazioni, avvenute in luoghi umili e poveri, sia dei suoi frati sia delle sue monache, in luoghi con sterco e ragnatele, io le dicevo, perché la ritenevo tanta devota del glorioso San Giuseppe come in effetti me lo dicevo e tutto il mondo lo sapeva, io scherzando dicevo alla Santa Madre: Madre fondatrice, questo suo devoto e tanto grande santo dovette ben insistere su quella prima e beata impresa, tanto che noi non possiamo mai distoglierlo dalla povertà. Teresa riconosce che San Giuseppe continua ad intervenire in tutte le difficoltà delle sue fondazioni. Un episodio in questo senso è molto significativo. Andando a fondare il convento di Beas 22 anni fa o forse più, quando ormai eravamo all'ultima tappa nella Sierra Morena, i carrettieri perdettero la strada in modo tale da non saper dove andare. La nostra Madre Teresa di Gesù cominciò a ordinare a noi, 8 monache che viaggiavamo con lei, di chiedere a Dio e al nostro Padre San Giuseppe di farci trovare il cammino, perché i carrettieri sostenevano che ci eravamo smarriti e che non c'era modo di uscire da alcune rocce altissime su cui procedevamo. Proprio quando la Santa ci ordinò quanto detto, in un avvallamento molto profondo, che con estrema difficoltà si vedeva dalla vetta di quelle rocce su cui ci trovavamo, un uomo, che dalla voce pareva anziano, cominciò a gridare a gran voce dicendo: «Attenzione, attenzione!
vi siete perduti e se passerete da qui vi toglierete dall'imbroglio. A queste grida ci fermammo. I sacerdoti e i laici che si trovavano con noi cominciarono ad ascoltare e a chiedere: «Padre, quale rimedio avremo per ovviare e uscire dalla difficoltà in cui ci troviamo?» Quelli rispose di spostarci verso un lato e vedemmo tutti che, miracolosamente, i carri da lì sarebbero potuti passare. Quando si vide questo miracolo tanto rilevante, alcuni vollero andare a cercare chi li aveva avvisati e, mentre costoro stavano là, la madre ci disse con molta devozione e molte lacrime: «Non so perché li abbiamo lasciati andare. Era il mio padre San Giuseppe. Non lo troveranno». Così, al ritorno, dissero che non avevano potuto trovarne traccia, anche se erano giunti fino alla valle da dove la voce era risuonata. Teresa di Gesù celebra sempre, a suo modo, la festa di San Giuseppe in grande stile. Ama molto i profumi, per cui li fa bruciare davanti a San Giuseppe, ne venera le immagini, candele, fiori a profusione e quando non ha tempo spende tutta la notte per adornare gli altari, proprio perché è la festa di San Giuseppe. Indubbiamente è uno stile barocco che noi ormai non abbiamo più dentro di noi. Però ecco che cosa dice a Maria di San Giuseppe. L'acqua degli angeli era così deliziosa che, avendo scrupolo di servirmene, l'ho data alla Chiesa e contribuì a rendere più solenne la festa del glorioso San Giuseppe. Quindi usava tutti i mezzi che aveva, tutte le possibilità, profumi, fiori, altari ben decorati, in modo da rendere gloria al suo glorioso padre San Giuseppe. Amava anche le statue di San Giuseppe e quando una statua era arrivata finalmente in monastero, lo sappiamo da una lettera del 16 dicembre 1576, volle che tutte le monache venissero ad accoglierla. Ad onor del vero era anche ben contenta perché non aveva speso un soldo e la statua era arrivata gratuitamente, quindi ne vedeva un doppio dono da parte di San Giuseppe. Circondava la statua e le immagini con tutti i gesti che le erano possibili. Racconta Maria del Nascimento, che è una monaca. Aveva una grande reverenza per le immagini. Procurava di celebrare le feste dei santi con tutta la solennità possibile, in conformità alla povertà delle carmelitane scalze. In particolare del glorioso San Giuseppe, del quale io udii dire dalla suddetta madre che le aveva concesso grazie singolari e che gliele concedeva sempre. Questo legame però di devozione non aveva il sapore intimistico, era sempre molto dinamico e toccava il fondo della persona. Teresa scrive: «Vorrei persuadere tutti ad essere devoti di questo glorioso santo per la mia grande esperienza dei beni che ottiene da Dio». Ma non era un modo fideistico, non era scaramantico, era proprio la certezza di chi era stata aiutata da Giuseppe nei momenti di difficoltà e che l'aiutava anche di dentro, nella vita di orazione soprattutto. Quindi è vero che Giuseppe le mandava le statue gratuitamente, è vero che la soccorreva nelle necessità, le risolveva i problemi, ma soprattutto aveva indirizzato il suo rapporto con il Signore. Perché Teresa continuava ad affermare: Giuseppe è vissuto tanto vicino al Signore Gesù, lo conosceva, sapeva rapportarsi, mi insegni come rapportarmi a Lui. Aveva anche indicato nelle costituzioni delle monache, che allora non potevano ricevere l'Eucaristia tutti i giorni, la festa di San Giuseppe come un giorno nel quale ricevere l'Eucaristia, in modo da solennizzare tutto al massimo. Una monaca dell'Incarnazione del primo monastero
in cui era vissuta Teresa, prima della riforma teresiana, racconta: risplendeva molto nella virtù di religione. Quando viveva in questo convento, era presente in coro a tutte le ore con ogni puntualità, devozione e attenzione. Si occupava sempre a pregare e lodare Dio, sua madre e i santi, e fu molto devota del beato San Giuseppe. Ora si tratta di sintetizzare e raccogliere quello che si è detto. La lettura dei processi risulta una voce esterna rispetto alle opere di Teresa. Quindi possiamo fare un confronto tra quello che Teresa voleva e desiderava e quello che gli altri hanno visto. Quindi c'è una storicità di cui tener conto. Oltre ai processi che sono testimoniati sotto giuramento, abbiamo per esempio le narrazioni di Giuliano D'Avila. Quindi abbiamo tre voci: Teresa stessa, i processi e chi l'aveva conosciuta al di fuori delle deposizioni. Il tutto all'interno di una Spagna in cui la devozione verso San Giuseppe stava crescendo, ma in cui Teresa è stata la molla. È stata la molla che l'ha diffusa. Quello che è l'aspetto più importante è che Teresa ha visto in Giuseppe il maestro dell'orazione. Quindi anche da noi carmelitane e da chi prega vuole che San Giuseppe non sia soltanto colui che aiuta nelle difficoltà, procuri il denaro quando non c'è, ti faccia arrivare qualche, magari una sua statua gratuitamente, ma vuole proprio che si impari nel profondo quella postura che indirizza a lodare Dio. E allora Teresa lo chiama maestro di orazione e lo denomina sempre il mio glorioso padre San Giuseppe.